persone a rappresentare una cordata di 15, non so quanti imprenditori catanesi. Io giovedì le riceverò alle 10, parto per il grifo, e l'incontro sarà trasmesso in streaming. Siccome questa è una cosa pubblica che riguarda tutta la città, allora è giusto che tutta la città si veda e assista a queste trattative. Dalle presentazioni che ho visto, dalle parti della Bigos, addirittura in due partite, chiaramente io vengo truffato, e per il resto, vedo poi, non so come sono andate le cose. Io oggi non ho visto una partita dove Catania ha avuto un aiuto da parte di questo tipo di situazione. Oggi, dalla carta che leggo io, non ci sono queste risposte. Ci sono invece risponde di due partite in cui io vengo letteralmente truffato e loro lo dicono apertamente a parte. Ma domandare, bisogna ammettere i fatti, e i fatti sono questi. Il lavoro svolto da me e Cosentino è stato un lavoro fallimentare. Io ho denunciato tre episodi prima di queste delle pallotto in cui vengo avvicinato da personaggi e faccio nome e cognome. Denuncio i fatti all'Articos e alla scientifica, personaggi che in qualche modo vogliono intralciare la vita del Catania. Questo succede fin da settembre dell'anno scorso. Tutti i fatti io li denuncio all'Articos e alla polizia scientifica. Quindi c'è un piano ben chiaro per cercare di ostacolare la vita di questa società fin da settembre. Quella delle pallotto e delle accelerate di morte è il culmine di questo percorso. Le contestazioni, tutto il resto, non c'entra nulla. Io non ho mai parlato di cose. Questi sono episodi ascrivibili a singole persone, e quelli di cui io sono a conoscenza li ho regolarmente denunciati facendo nome e cognome. Non sono un investigatore, non so queste cose, è andata così, non è che queste sono cose che vanno al di là della conoscenza del mio, penso. Se uno che ha telefonato con donna non lo sa, ma me non ha detto nessuno che ha telefonato con donna. Automatico. Potrebbe essere, però. Quindi la prima cosa che si mette sotto controllo è il telefono. Sì, per la prossima volta sarò più.